Questa è difficile. Questa è difficile. Ho mai fatto l'amore con mia sorella quando ho perso la verginità. Buon day! Io sono barbuto. Ma non ho la barba! Ma fammi tirare fuori gli occhiali. Ma non ho la barba! Ma non ho la barba. Oggi siamo Sì, ma qui. è video mio. Dai, parla su, dai. Grazie, grazie. Io sono Dora. E io sono Martina. Prima di iniziare il video volevo farvi vedere le nuove felpe Petacolo. Tira bene. Tutte morbide, pelose. Petalose. Petacolo. C'è il link in descrizione. Questa è la versione bianca, questa è la versione nera. Ora iniziamo il video. Oggi faccio un test. Sì. Un test Ok. importante. E vedremo, testeremo chi mi conosce meglio delle due. Che è una gara ardua e difficile perché siete mia mamma e mia sorella. Mia sorella e mia mamma. Cazzo ti ridi? La mamma e la sorella. Mia mamma e mia sorella. Mia mamma, mia sorella. Mia sorella e mia mamma. Abbiamo capito. Ok, questo è il tasto di prenotazione. Io farò la domanda. Voi dovete, pom, schiacciare. Chi si prenota prima risponde. Chi Se sa si risponde in modo gestire. giusto, prendete il punto. Se si risponde in modo sbagliato, Non parla prendete il l'altro. punto. Ah no? Parla l'altro, parla l'altro, parla Ragazzi, l'altro. Quindi ok. è, ho dimenticato il telefono come domanda. Fantastico. Si fa chiamare Dora! Si fa chiamare Dora! Dai! Tutte e due. Se le voglio vedere. Ok, siete pronte? Sì. E chi è che puzza nei piedi? A me te, no! a te. Ok, oh, non spaccatemi la mano. Mamma, sei pronta? Vediamo. Come... Sei Dai, pronta? sì, Ok. sono. Sei pronta? Sì. Allora, la prima domanda è: in che giorno sono nato? 22 settembre del 90, 1996. 90. 1980. 30, io c'ho 40 anni. Poi, quanti followers ho su TikTok? La mamma, vediamo. Circa, circa. Non me lo ricordo. Non so, ricordo, ti sei prenotata, secondo me. Ok. Facciamo 250. Ma come 250? Non più io adesso. 250? Mila. Mila su Scusa, TikTok? io ne ho 300. No. Scusa, io ne ho 300.000 su TikTok. Ne ho quasi No! 700. Vai a cagare! No, ragazzi, non vale! Il punto è migliora perché io lo sapevo, lo stavo per dire, l'ha detto lui. Scusa! Stiamo calmi, stiamo calmi, scusa, no, calmi. perché adesso Non mi picchiare, occhio che non ti si vede. Dai, No, non dai, picchiare. dai, 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 zitta, dai, dai, sì, scusa, va tu non bene, avevi detto. punto tuo. Non avevi detto che quando Sì, l'hai mi sono sbagliato! Lei lo sapeva, dai. Mamma mia, incredibile qua, eh. Allora, la terza domanda è: che numero di scarpe tengo? Sempre da Martina. 43. E Martina risponde bene. 3-0 qua, mamma. Cazzo. Sei sicura che non mi hai adottato? Chi lo sa, dai. Ecco la quarta domanda è: Però se non vale che fai subito così, eh. mi sono mai ubriacato? Certo. Ma non l'ho messo io? L'ho messa io. Il rallentatore? Cazzo. L'ho messa io perché mi sono sentita la mano Ok, Va bene, però Martina? mi sa che tu sei più vicina. Sì. Ma che cosa Sì. dici? Se... Vabbè. Sì, giusto. Scusa, la tua mano è lì, la mia è Quindi qui. 4-0 per Martina. E la quinta domanda è: che numero è il mio preferito? Martina, è 7, 5-0. Beh, tanto non lo sapevo. Sono tutti. Non so un cazzo. Dopo voglio andare in ospedale a fare il test del DNA. Ok, insomma è un... Ok, ci siamo con la sesta. Questa è la sesta domanda. Qual è il mio colore preferito? Si prenota prima la mamma. Il tuo colore preferito? Nero. Nero, brava mamma, un punto. Nera, l'avevo prenotato io però. Non è Anche di giusto. Martina. 5-1. 6-1. No, 5-1. Questa è la settima domanda. Qual è il mio piatto preferito? Si prenota La carbonara. la carbonara? E la carbonara!
La sapevo anche io questa. La sapevi anche te? Vabbè, me la prepara lei. È il mio piatto preferito. Però è la carbonara. Metti la mano avanti. E metti la mano avanti, però chissà perché butti sempre tu. Dai. E sei difficoltoso a fare un video con due donne, eh? Dai. Allora, quindi 7 a 1? Non lo so. E la ottava domanda. Dove soffro di più solletico? Ma mamma, te parti da Manfredonia per prenotarti, ma metti la mano qui, no? Ma se mi dici che la tengo troppo vicina? Mi dice, mamma, non devi fare così. Ok. Mi devi fare sorrosta. Mi sai che quella è la domanda. Qual è? Come quella è la domanda? Risponde la mamma. No! Neanche te. Ma che cazzo? Aspetta, aspetta che ci penso, aspetta. Cos'è che ha detto? Dove soffri il solletico? Ah, di più. Sì. Sui bianchi. Scusa, però la dovevo dire io, ha detto che era... No, è perché poi me la sono ricordata. 9 a 1. Sta stracciando qui. Va bene, va bene. Qual è la parola che dico più spesso? La mamma domina. Spettacolo, spettacolo. Spettacolo, lo dico io. Diamo il punto alla mamma. Quanto siamo? 8 a 2? Quella, ma per favore, ma per favore. Scusa, te voglio ciupare la concia che la dice di Torino. È vero, te voglio ciupare la concia della Lora. No, no, dici di più spettacolo. Ma cosa dici? La concia della Lora, ma dai. Quando è sta concia della Lora? E cos'è? Cumbia, no, la cumbia. No, ti prego, smetti. Adesso, pronti, sto per dirla. Pronti con le mani. Dai. Tre cose di cui non posso fare a meno. Sì, ma mamma, cazzo. Ma veloce, no? Tac. Vabbè, risponde Martina, vai. Allora. Il telefono. Il telefono, ovviamente. La telecamera. La telecamera, ovviamente. La camera, il cibo. E il cibo. Perfetto, perfetto. Quanto siamo? 9 a 2? No, 9 ero già 9, siamo a 10. Sei già 9? Sarò a 10 adesso. Mamma mia, ogni volta che faccio questo video non mi ricordo mai i punti. 10, però la domanda di prima. Quanto siamo? Rispondete nei commenti. Vabbè, 9 a 2, dai. Si dice, siamo pronta con sta mano, mamma. Si dice, trabocchetto o trabocchino? Trabocchino. Trabocchino. No, è perché è un trabocchino, perché lei fa finta che non tiene la mano. Però la mano ce l'ha sempre. Perché hai messo anche tu così. Qual è la mia marca preferita d'abbigliamento? Qual è? Nike. Sbagliato, risponde la mamma. Com'è che si chiama quella che ha appena preso le scarpe? Quella lì. Giochi le scarpe. Lo dirò io. No, aspetta, aspetta, perché ho un po' di memoria. Dai, dai. Non me la ricordo, dai, dirla tu. Fida. Sbagliato, ma la mia marca preferita è Spettacolo. Ma ragazzi. Ma io non l'ho voluto dire. Ma ragazzi. Ma io non l'ho voluto dire Spettacolo perché ho detto, vabbè. Spettacolo. È normale, no? Fuori, via, via, via da questo video. Squalificata. Non pensavo che era inclusa anche quella. Questa è difficile, forse. Quando ho perso la verginità. Quanti anni avevo? 14 anni. E vai, Martina vince! Cioè, vince, punto. Lo sapevi tu? Qual è la mia più grande paura? Ragazzi, no, aspetta, ridillo. No, 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 pensavo. Qual è? No, dai. La mia più grande paura. E dai, ma fa la prima. Qual è la mia più grande paura? Dopo 100 anni, qual è la mia più grande paura? È di andare sottoterra vivo. Brava mamma. Prende un punto la mamma. Mamma mia, mi ha anticipato. La mia più grande paura è essere seppellito vivo. Poi, quanti e se ne ho di piercing? Vai. Contano anche questi? No, piercing. Uno. Uno, brava Martina. Quanti tatuaggi ho? La mamma, vai. Aspetta che... Cosa dici mai? Due, tre, quattro, cinque. Cinque? Sei. Sei? Punto due. Sei? Sbagliato tutte e due. Cosa dici? Aspetta. Uno, due, tre, quattro, due, cinque, tre. Sei. E sette. Ah, allora è vero, vero. Dai, c'ho le ali dietro. No, ciccini, mi ero scordata delle ali. Sbagliato tutte e due. Bocciate, bocciate. Vai. Qual è il mio soprannome? Ma ti voglio. Mio soprannome. Qual è? E qual è? Beppe? No. Ma che Beppe? Qual è? Qual è? Cioè, come mi chiami te? Giuseppe. No. Cioè, Martina mi Gio, chiama Giuseppe. Gio, Gio. Allora potevi rispondere così. Mi spiace. È quello. Niente, punto. Quello no, per la mamma il mio soprannome è Gio. Perché per gli avevo detto, io l'ho detto Giuseppe. Ma tu non intendevi per nessuno, cioè, non vi siete prenotati. Sì, cosa dici? Ma, sì. No, non ho capito la vabbè, domanda. Giuse, vabbè, basta, dai. Gio.
Joe, ma per me sei Joe. Vabbè, ma quanto mi conoscete voi? Ah, ok. Vabbè, devi mettere. Qual è il mio dolce preferito? Tirami su, tirami su. Anche se si prenota prima lei, può rispondere lo stesso. Ma cosa dici mai? Tu rispondi. No, dai, ma... dai. Smettila, più bravo. Cosa mi fermo a guardare nella gente? Tipo quando passa. Aspetta, che. È bello mio. Quando passano, tipo, le ragazze. Lo dico io. Vai, aspetta, cosa lui rispondi? Dice gli occhi. Cosa dici? Cosa guardo? Io penso che guardi qualche altra cosa. Cosa? Vogliamo sapere. No, cosa? Gli occhi. Gli occhi? Sì. Sbagliato. Allora, lui guarda. Le mani. No, anche. Lui guarda. Dipende come gira. Giusto, Martina! Guarda il culo! Vero, non l'ho voluto dire! Sei girata di davanti? Lato A. No, il viso. Sei girata davanti il viso. Viso, sorriso. Sì. Guarda come ormai. Sono egocentrico? Mamma, ma stai giocando? Abbastanza. Cosa eh? Abbastanza. Non sta più contando i punti, tanto ormai. So cantare? Mamma? Da Dio. Apprezzo la gentilezza. Punto per la mamma. Sono un tipo geloso? Sì, sì. Soprattutto con me. Sono sicuro di me? Sì, tantissimo. Sì. Rinuncerei più difficilmente al caffè? Metti! O all'alcol? All'alcol. Eh no, cazzo, non è vero. Ma pensa a te, con tutto il caffè che ti bevi. Appunto, quindi cosa rinuncerai più difficilmente? Al caffè? Più difficilmente. Ciao ragazze. Ciao. Avevo capito più facilmente. L'alcol lo bevo giusto ogni tanto. Il caffè lo bevo 6 al giorno. Sempre attivo, guarda qua. Ho capito il contrario. Ti pare che ti... cioè, mica sei alcolizzato. Ho sbagliato a capire. Calmi. È lei che mi manda in confusione. Ma vai, a quel paese non dà la colpa. Tanto non si vince niente. Dai. Preferirei essere il più bello del mondo o il più intelligente? Più intelligente. Te cosa dici? Tutte e due. No, dai, cosa dici? Più il intelligente. Il più intelligente? Sì. Bravissima, perché il più bello lo sono già. Preferisco, questa sembra facile ma è difficile. La Coca-Cola o la Pepsi? La il bello che te eri più vicina. La Pepsi, brave tutte e due. Ah, l'hai detto te? Preferisco gli accessori, quindi orecchini, occhiali da sole. Sì, vabbè. Da uomo o da donna? Da donna. Qual è la lingua straniera che amo di più parlare? Spagnolo. Mi piace vestirmi elegante? No, ma guarda dove è la mano! Così sei più... Vabbè, si vede. Si vede, sono più street, no? Stile barbuto. Ok. Il mio stile. Elegante non mi piace. Questa è difficile. Questa è difficile. Ho mai fatto l'amore con mia sorella? No. Che ne sai? Sì, tutti i giorni. Questa è l'ultima domanda. Non c'è bisogno che mi prenotate. Ecco. Bisogna che rispondete tutte e due. Sì. Una per uno. Quindi chi risponde per primo? Lei. Ah, adesso io, no, adesso inizi tu. Ok. Visto che hai barato fino adesso, inizi tu. Qual è il momento più bello passato insieme? Insieme tutta la famiglia, insieme con tu con me, tu con me. Mamma, io tutti i momenti sono belli. Ma alza la voce. Tutti i momenti sono belli. Alza la voce, mamma. Un'altra volta. Ho detto tutti i momenti sono belli. Grazie. Ok. Martina, mamma ha risposto in modo troppo scontato. Ma infatti io devo precisare, cioè è ovvio che tutti i momenti sono belli, però ragazzi, secondo me il momento più bello... Quando me ne sono andato di casa. Ma roba. E quando? Quando? Allora, i momenti più belli sono quando torno a casa dopo tanto tempo. Sì. Però quello più boom boom, sì. Stellare. Quando siamo andati al concerto di Benjepele insieme. Oh, è vero, che carina. A me l'hai mai portata? Che carina, potevi dircelo, prendevamo i biglietti. Vabbè, okay. C'è qualche altra roba. Allora, questa sfida la vince Martina. Ma perché l'ho lasciata vincere? Per favore. C'è stato un gran recupero verso l'ultimo, però credo che abbia vinto Martina. Sì, questo era chi mi conosce meglio con mia sorella e mia mamma.
Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto. Ciao, io sono barbuto, ma non ho la barba. Ma non ho la barba. Ciao. Ciao.